una bugia. Andai e gli portai le foto, aprì e mi disse: signor Rubini, mi perdoni, non mi alzo per stringere la mano, ma ho battuto il ginocchio, mi fa molto male, non mi posso alzare. E io pensai: ma quanto è gentile questo uomo, ma guarda quanto è gentile, addirittura spreca una bugia per non alzarsi. La trovai, diciamo, una grandissima attenzione. E mi sentii molto confortato, perché mi sentii trattato con un certo riguardo. Dico, non mi dice la verità, non mi tratta da uomo qualunque, mente, mi fa sentire qualcuno. Poi mi fece dei complimenti, e questa è una cosa che ormai trovo scritta dappertutto, perché la dico sempre, però la dirò anche a voi. Vide le mie foto e mi disse: complimenti signor Rubini, lei assomiglia alle sue foto. Anche questo, diciamo, dice, no, perché la maggior parte degli attori non assomigliano alle foto che mi portano, invece lei è proprio tale e quale alle fotografie che si porta dietro. Non ho mai capito nemmeno se questo fosse un complimento o chissà cosa. Poi mi disse che nel suo film non c'erano ruoli per me, sono passati tanti anni, per cui anche nel mio caso la memoria gioca un brutto scherzo, chissà poi se tutto questo è davvero avvenuto o meno, chissà quanto c'è di mio in questo racconto, però tutti quanti sappiamo che la memoria poi si affastellano, diciamo, gli strati di memoria, e quindi però a un certo punto Federico mi disse: in questo film non c'è un ruolo per lei, forse qualche marinaretto, mi disse, perché era appunto la nave là. Poi mi parlò di qualcosa che non ricordo, ma sulla soglia, andando via, mi fulminò e mi disse: comunque signor Rubini, io e lei un giorno lavoreremo insieme. Questa cosa me l'ha detta per certo.